Si rinnova anche quest'anno a Teramo il consueto e partecipato appuntamento con il concerto di Natale. Pie e sante iniziative che certamente non guastano. Vorremmo che non fosse ridotto neppure il Natale, la Natività di Gesù, soltanto a questi gesti, pur significativi, che certamente sono di contorno. Comunque, tutta la gratitudine e anche le benedizioni appartengono di Sua Eccellenza il Vescovo, non è qui per motivi tecnici, perché sono certamente le opere che qualificano anche la fede di quelli che credono, per cui ben vengano queste iniziative sante e benedette. Un appuntamento che incontra il sociale attraverso una raccolta fondi destinata alla mensa dei poveri di Giulianova. C'è la piccola opera Caritas, che in materia è un fiore all'occhiello della diocesi e quindi anche della cittadinanza, voi di Giulianova ma di tutta la diocesi di Teramo Atri. Non è l'unica, neppure a livello diocesano, questa è una fondazione diocesana. Ci sono tante altre iniziative ovviamente che non escono forse neppure a catasto. Ogni parrocchia ha qualche suo modo, qualche sua iniziativa che certamente allevia le tante e sempre crescenti necessità che ci circondano. Sì.